Opere giuste nei posti sbagliati. A Pescara è da un po' di tempo che le cose sembrano andare così. Sorvolando sulla filovia la strada Parco e Palazzo della Regione all'area di risulta, a tenere banco in questi ultimi giorni la sentenza del TAR che boccia la costruzione dell'asilo nido sull'unico spazio verde in via del Fornaci Bizzarri, mentre con perfetta scelta di tempo dal ridente rione di via 8 Marzo si leva un altro grido di protesta. Nell'unico parco presente in zona, l'amministrazione comunale con i fondi del PNRR intende realizzare un presidio ospedaliero di prossimità con un centinaio di posti letto, medicine di base e pronto soccorso. Opera sacrosanta e necessaria, ma inserita a forza in un contesto urbano che appare non adatto. Ma c'è di più. La prima cosa che è emersa è che la ASL il 14 febbraio del 22 ha richiesto un'altra area per fare questo, che è un intervento che pensiamo sia molto importante perché la casa di comunità è una battaglia per chi vuole una sanità pubblica migliore, e ha chiesto di realizzarlo in quest'area che è tra Via Rio Sparto e Via Lento, a pochi passi dal distretto sanitario di Pescara Sud, cioè di San Donato. Ha chiesto quest'area. Dopo pochi giorni ha risposto direttamente il sindaco in persona all'ASL proponendo, anzi segnalando questo terreno, cioè del Parco 8 Marzo, questa area qui. Quindi vuol dire che intanto il comune era al corrente di tutto quanto, la maggioranza era al corrente di tutto quanto da più di un anno. Per più di un anno si è lavorato sulle carte che sono arrivate in Consiglio Comunale soltanto gli ultimi giorni utili, senza dire che questa era l'area prescelta. Temiamo per due ragioni: uno, per mettere tutti di fronte a fatto compiuto; due, per evitare che le persone sapessero, capissero che l'area scelta era proprio un parco. Speriamo di ottenere un ripensamento, ovviamente, perché una struttura di questo tipo, un investimento di questo tipo, avrà un grandissimo impatto su tutto il quartiere, sebbene sia una struttura da un nobile fine, nel senso che la comunità ha bisogno sicuramente di un presidio ospedaliero, però non di certo in una zona di sviluppo residenziale come questa. Il valore della politica qual è? Quello invece di venire qui, vedere quello che accade, vedere quello che i cittadini fanno qui e comprendere che non è questo lo spazio. Tra i sostenitori della protesta anche un testimonial d'eccezione. Questa è l'unica area di respiro per questo quartiere e non si può contrabbandare per una esigenza così importante come la sanità, a cui non vogliamo negare niente, ma i diritti non si contrabbandano, caro sindaco.